Salve, sono i vetri Yankee Eco Radio. Oggi parleremo di PST Rotator, come lavora con il sistema Ultra Beam. Mi riferisco sia all'UB1, il rotore dell'Ultra Beam, e sia all'antenna Ultra Beam. Iniziamo lanciando il programma di gestione che utilizzo, che è un programma che si chiama DX Lab. Naturalmente questo programma mi consente di monitorare sia il cluster che naturalmente controllare il microcarrier per le trasmissioni digitali e ovviamente comandare il resto della mia stazione. Come potete notare, in questo momento abbiamo aperto il controllo, lo spot collector, che è nient'altro che il cluster che in questo momento ci sta dando le informazioni. Questo che è il DX View, che praticamente mi dà in tempo reale la intera situazione del mio log, ovviamente dandomi tutte quelle che sono le stazioni lavorate, banda e modo. Questo è praticamente il capture del D-Skipper, che praticamente mi consente di fare in maniera tale che la stazione che io andrò a collegare, una volta che io avrò schiacciato questo tasto, dopo faremo una dimostrazione, passerà direttamente pronto per essere poi riversato nel log. Ma oggi non parliamo di DX Lab, parliamo di Ultra Beam e di controller PST Rotator. Come potete vedere, proverò ad avvicinare ancora un poco, abbiamo aperto nel pannello di destra due pannelli, uno che è il pannello dell'Ultra Beam Controller, questo, che chiaramente ci consente di controllare in ingresso e in uscita il nostro dato per quanto riguarda la frequenza. Salta subito all'occhio che in questo momento leggete 14.027. Questo significa che vi anticipa che uno dei motivi della ricerca in questo momento di migliorare sempre più questa antenna è addirittura nella possibilità di utilizzare step molto minori rispetto al default, fino ad arrivare al step da 5 kHz fino a 50 kHz. Ovviamente nel momento in cui si usa un'interfaccia software si è in grado addirittura di posizionare l'antenna utilizzando uno step addirittura a 1 kHz. Potete notare in basso qui il PST Rotator, che naturalmente è già nella fase tracking, e che significa che insegue ovviamente, nel caso in cui gli venga dato il comando, la posizione dell'antenna rivolgendosi alla stazione che noi andremo a chiamare. In questo momento, per esempio, abbiamo R1ANF in 28. Noi possiamo tranquillamente, volendo, spostarci sia come split, come frequenza e come antenna in tempo reale. Adesso bloccheremo il nostro spot collector e lo facciamo, questo per innanzitutto spiegare due cose. Punto primo, questo che voi vedete è praticamente il controller dell'antenna. Farò adesso una zoomata, muoverò lentamente il mio 7008, che in questo momento comanda il controller, e noterete come gli step vengono seguiti praticamente a livello di 3 kHz. Questo è un beta tester che stiamo facendo. Vedete chiaramente come segue. In realtà questo è importante per chi ha antenne a 30 o 40 metri, dove naturalmente bisogna fare i conti con la lunghezza della bandella. Tutti quanti voi sapete che
La bandella a 30 e 40 metri ha una lunghezza piuttosto elevata e far sì che il trasporto di questa bandella sia inferiore a quello che potrebbe essere di 25 e 50 permette che la bandella abbia piccoli movimenti senza dover subire trascinamenti o eventualmente allungamenti in maniera diversa. Questo perché i motori lavorano per un tratto, il trascinamento o viceversa avviene in maniera più costante e meno deleterio per la bandella. I motori non subiscono alcuna alterazione, non hanno nessun problema, ovviamente volendo si può disinserire questo in attesa eventualmente di fare una carrellata o di girare senza avere voglia di far girare l'antenna. Questo si fa praticamente semplicemente premendo un tasto. Andiamo naturalmente adesso a mettere chiaramente in evidenza come funziona il sistema. Abbiamo il PST Rotator, eccolo qui. Il PST Rotator ovviamente ha una porta di comunicazione per l'ultra beam, che come vedete in questo momento è stata data come COM7. Abbiamo una porta, eccola qui, adesso ve la mostro, eccolo, questo è il controller dell'ultra beam, dell'UB1, che è il rotore dell'ultra beam. Quindi in contemporanea, attraverso questo sistema software, siamo in grado di gestire il controller UB1, quindi il rotore, siamo in grado quindi di gestire ovviamente la nostra antenna. Fondamentalmente questo ci permette di fare ad esempio delle cose molto semplici. Con un solo tasto, ad esempio, io posso, e qui facciamo la prova, giro, metto a favore di camera ovviamente. Ecco qui, vi metto a favore di camera. Io qui adesso farò una simulazione e farò in maniera tale da portarmi su R1ANF in tempo reale con il mio trasmettitore, il mio amplificatore lineare e la mia antenna. Ecco qui. Come potete notare, immediatamente si sta muovendo, lo sentite nel sottofondo, sta partendo il rotore e come vedete anche il mio amplificatore è già pronto, il 2K è già pronto sulla banda giusta. Sta arrivando ovviamente il rotore, sotto sentite già in sottofondo la stazione. Ovviamente questo mi permette di avere già pronto anche lo split, ve lo faccio vedere, eccolo qui. Come potete notare in questo momento il trasmettitore è già posizionato, pronto a trasmettere con lo split giusto. Andiamo in alto, possiamo notare che il nostro UB1 attraverso questo software che è il PST Rotator è già posizionato a 210 e la nostra antenna legge la frequenza decimale di 28.002. Questa è praticamente l'applicazione, credo che ci dà maggiori soddisfazioni anche nel prossimo futuro, quando l'ultra beam avrà modo di farci finalmente ammirare la nuova antenna che arriverà nei prossimi mesi, che tutti quanti voi avete ammirato, una log periodic con svariati elementi, dove è molto importante ovviamente che tutti gli elementi abbiano la giusta dimensione, quindi lunghezza. Vi posso dare come ultima informazione che
la porta che utilizzo per l'ultra beam, quindi il controllo dell'ultra beam, lo sto praticamente utilizzando con una porta USB, e il controllo dell'UB1, scusate, una porta USB per quanto riguarda l'ingresso del computer, con un semplice 232 che va al controller, mentre per quanto riguarda l'UB1 lui ha già una sua porta USB, quindi basta solo un semplice cavetto USB. Volendo potete utilizzare porte virtuali, che queste sono anche importanti se avete delle problematiche eventualmente di conflitto, quindi potete approfittare anche del microcarrier. Io utilizzo il microcarrier ormai da anni, credo che un po' tutti lo sappiate, e come vedete c'è l'utilizzo delle varie porte che mi consentono ovviamente anche di creare delle porte virtuali ad hoc per questo sistema. Questo è tutto, io vi saluto, spero di esservi stato utile, spero di avervi dato 2 minuti così di informazioni utili per la vostra stazione, vi auguro i buoni di EX e spero di poterci risentire quanto prima. Vi lascio in compagnia di R1ANF in 10, che arriva molto bene. '73 a tutti, ciao, IV3, Yankee Eco Radio.